È agibile? Posso? Grazie. È agibile cosa? Grazie, c'è? Grazie, grazie. Nessuno l'ha invitata? Grazie di corpo, davvero. Grazie di cuore, corpo. Dedico l'8 per 1000 di questo applauso ai presentatori Elisabetta, Jolier e Rossa. Ma che Jolier e Rossa? Ascolto, fasco, fate l'8 per 1000. Enzo Ratti, lui esatto, è un dell'agenzia famoso di spettacolo Enzo Ratti Enterprise, in agenzia Oh Madonna. Sì, oh Madonna, in agenzia Lady Gaga. Stai zitto un attimo! In agenzia Lady Gaga, Madonna, Beyoncé o anche altri poster, sì, se interessano. C'ho il calendario di Alessia Merz. Pensa allora, signori, questa è una serata di San Valentino, sì, giusto? Bellino, quindi si parla d'amore. Allora certo, dovete prendere. Innanzitutto fatemi salutare mia moglie che mi segue dallo studio. Come del suo avvocato. Ma in che senso? Dall'avvocato mi sta perché? Seguendo. Ah. Fatemi mandare i saluti e i soldi, gli alimenti poi entro fine mese. Comunque questo è bisestile, però mi deve dare un po' di tempo. Ma chi se ne frega? Allora io parlo con te che sei il più mansueto. Complimenti per il vestito. Grazie. Io ho le presine a casa così. E insomma. Quando fa freddo tirano fuori i manici. No. Allora, prendimi qualche artista. Dove? Ma guarda, me li paghi a tranche, eh? Non mi dire che non hai mai pagato un tranche nella tua vita. Io sì, per quello mia moglie è stata l'avvocato. Allora, signori, San Valentino, sì. Musica, musica romantica. Ti piace la musica? Tantissimo. Brava, non cantare mai, mi raccomando. Nel rispetto di... Allora, sì, vi porto un cantante incredibile. Chi? Giovanissimo. Ah. Lo conoscete? No. Chi è? Giovanissimo. Come si chiama? Giovanissimo. Ma che la stava capendo lei? No, te le sta per distruggere tutte. Esatto, esatto. Non capisce mai. Mo' deve capire. Allora. Si sta scherzando proprio. Incredibile. Sì, bravissimo. Allora, signori, lui ha scritto questa canzone a quattro mani. Aspetta, te la dice Elisabetta. Vabbè, ma pure tu non piccolo. Allora. Ha scritto questa canzone a quattro mani, sì. Tre lo tenevano e una si è svincolata, no, comunque è riuscita a scrivere, peccato. È la storia bellissima di due ragazzi, sì, brutti che si amano, si chiama Baciami di schiena. Ma che canzone è? L'hanno preso anche a Sanremo. Veramente? Ma per il culo, no? Ma infatti. Okay. Adesso questa proposta vi lascerà senza parole, come Elisabetta senza il gobbo. Io vi porto una cantante che non si vede da tanto. Wow. Mina, finalmente. Questo è un bel nome. La grandissima Mina De Florio. Chi è? È una che è stata arrestata, è uscita dopo 15 anni per contrabbando. Ah, e da domani torna sia a cantare... che nella sua tabaccheria itinerante. La sua tabaccheria sì, itinerante? Sì, appena vede la polizia itinera, va bene? Ma ci vediamo dopo per altri artisti. Non credo. Enzo Ratti. Vincenzo Albano. Bravo.